questa bella mattinata di fine ottobre ci troviamo nel Finlungo a Lucca e abbiamo a che fare con un angolo che è piuttosto acuto, benché arrotondato. Su questo angolo la visibile traccia dell'usura dovuta ai mozzi dei barrocci. E perché questa usura? Perché la via era trafficatissima, perché dopo il 1860 la piazza Anfiteatro fu adibita a mercato ortofrutticolo. Era quindi necessario il transito di barrocci e carri che recassero le mercanzie al mercato. E su questa via, che è la via dell'Anfiteatro, si trova l'oggetto dei nostri desideri. È l'osteria chiamata Baralla, attiva qui fin dal 1860, proprio per venire incontro a tutte le esigenze e agli appetiti dei partecipanti al mercato ortofrutticolo. Ora, la parola Baralla è piuttosto esotica. Io ho cercato e risulta esistere un comune nella Galizia, al nord-est della Spagna, sulla via di Santiago di Compostela, che si chiama proprio Baralla. Dopodiché, altro accenno alla parola è il detto Tiralla Baralla, dove il significato della locuzione è accordiamoci, mettiamoci d'accordo. In lucchese invece si dice Tara Baralla. Ora, Baralla, probabilmente, essendo così vicino al mercato, essendo un locale così ospitale, e infatti è un'osteria, prende il nome da questa locuzione, probabilmente. Ormai però le certezze sono impossibili da raggiungere. Intanto, già dal numero 5 cominciano le grandi sale dell'osteria. Ah, tra l'altro notiamo che lungo i muri, a ribadire il concetto del gran traffico di carri, ci sono i famosi paracarri o le protezioni, ecco, dall'altra parte invece sono protezioni in lamierino di ferro perché i barrocci non sfregiassero le pareti delle case. Le comunicazioni con l'osteria Baralla sono molteplici. La seconda e molto importante è quella conica che porta proprio nell'anfiteatro, che era la sede del mercato ortofrutticolo. L'uscita entrata nord dell'anfiteatro pare invitare proprio ad accedere e a servirsi dell'osteria Baralla, che doveva essere uno dei pochi locali aperti a quel tempo e quindi senz'altro molto molto frequentato. Questo è l'accesso di levante dell'osteria Baralla e siamo sempre in adiacenza del muro dell'anfiteatro esterno. Alle mie spalle un piccolo spazio, ma molto strategico per l'esercizio, la cosiddetta terrazza dell'osteria, dove possono prendere comodamente posto vari commensali, ora riparati anche dall'ombrellone. A mia conoscenza, questa è l'unica osteria in Lucca che conserva dei ricordi addirittura marmorei di cene memorabili. Questa è una delle tante che è rimasta immortolata sul marmo. Qui a Baralla una scrietta comitiva di amici, maestri d'arte e appassionati cultori del bello volle che questo marmo fosse posto a ricordo perenne di una cena imbandita nella notte del 13-12-19, nella notte di Santa Lucia. Questa è la seconda lapide che ricorda una cena famosissima. Questa però ci dà ulteriori informazioni. Qua c'era il comitato rionale di San Frediano che si costituiva e festeggiava e questo accadeva nel 1927, anno quinto EF, era fascista. E questa lapide quindi è successiva a quella della notte di Santa Lucia. I ricordi e le lapidi non finiscono mai. Questa, per esempio, dedicata a Pilia De Franceschi, ricorda questo signore
nel 1938, anche qui la data è espressa sia in cifre di Cristo, 1938, sia di date dell'era fascista, e sarebbe il sedicesimo anno dell'era fascista. Questo Pila De Franceschi, bizzarro spirito geniale, che fece l'estroso ragno che irradia fascino lucente le gambe delle belle milanesi. Probabilmente il nostro Pilade si trasferì a Milano e continuò la sua professione di viveur. A metà degli anni 90 questo locale venne brillantemente restaurato dallo studio del geometra Carmassi, Luigi e Damiano. Si partì dal recupero delle belle volte a vela del soffitto, si fecero poi sistemazioni di specchi per ampliare la prospettiva della sala, si misero in vista i tiranti delle chiavi, si aggiunsero poi dei rinforzi per le colonne, sempre con chiavi in ferro. La volta a vela ha proprio la rotondità di una vela gonfiata dal vento. Un'altra intelligente soluzione Carmassi è l'aver messo uno specchio nel vano delle finestre, che probabilmente prima avevano altre prospettive, ora invece riflettono la bellezza del soffitto. Un'altra citazione molto estesa di arte italiana è il trompe-l'œil, cioè l'inganna occhio, che nel restauro fu sistemato in alto nel soffitto. Trompe-l'œil che rappresenta un paesaggio di cielo aperto con piante che si affacciano su degli pseudo ruderi, e questo era veramente ingannare l'occhio, perché il locale restaurato si presenta in modo molto pulito, strutturalmente solido ed accogliente. Torniamo un momento all'esterno per notare la corrispondenza delle chiavi che avevamo notato all'interno, chiavi che rinforzano e contengono i pilastri che sono eseguiti in mattoni e quindi hanno bisogno di un sostegno ulteriore per rendere più affidabile e resistente tutta la struttura. Luca Curiosa vi ha mostrato gli spazi esterni e interni, i colori e i volumi, però non ha potuto né trasmettere i profumi e nemmeno i sapori di questo luogo. Baralla, ci hai stuzzicato, continueremo a parlare di te.